Siamo con Deborah Cattoni. Deborah, tu da come vediamo sei esperta anche di moda. Sì, sono una stilista, comunque creo moda, disegno, poi comunque recito, ho scritto un libro, faccio un po' di cose, sono un po' un jolly. Ho capito, sei, fai attrice, scrivi un blog. Sì, scrivo in un blog, e il mio blog è gestito appunto da me, si chiama Selfie Made Girl, come il selfie. Sì, qui siamo alla festa del cinema, come sta andando questa festa? Ma sta andando bene, perché comunque finora quello che ho visto è stato veramente meraviglioso. Cosa hai visto? Beh, io ho visto l'incontro con Dario Argento, comunque che è anche un caro amico di famiglia, quindi... Ti sei spaventata? No, perché ormai lo conosco, quindi, però Profondo Rosso, i suoi capolavori sono sempre magnifici, quindi insomma... Era la mia altezza, io ero la sua altezza, insomma ci siamo piaciuti. Parliamo di questo sì. Tuo abbigliamento, sì. Abbiamo un... come si chiama? Un vestito in pelle? Questo è un vestito in vera pelle. Pensa che ho preso la pelle in un'agenzia, cioè diciamo in un... Sotto il rosso. Sì, sotto il rosso, perché questo l'ho fatto io, è una mia creazione. Si chiama Hakuna Matata Design. Hakuna Matata. Sì, sempre il motto Swahili, che vuol dire senza pensieri. E questo si trova nelle migliori boutique d'Italia, insomma, Edition Limited. E la pelle l'ho presa in una fabbrica, diciamo, dove, che lavora per film, stivali, Biancaneve, Settenari. I tacchi praticamente, questo lo stilista è Max Bianco, è fatto tutto di pizzo, scamosciato qua e pelle dietro. Abbiamo le calze. Sì, le calze, adesso le calze, vai, calze donna. Io sono fedele. E la borsa McDonald's. La borsa è stata ripresa appunto dalla sfilata di Moschino, cioè Moschino. Moschino, però stile McDonald's. Cioè, però stile la M, veramente, sì, ho anche la t-shirt, poi vabbè, un sacco di cose. La t-shirt, diciamo, abbiamo una partita Roma-Milan. Sì. Tutti quanti contenti, perché infatti dicono: ma che sei romana? Io no, sono umbra, però. Tu di dove sei? Io abito vicino a casa di Monica Bellucci, insomma. È che oggi è appunto. C'è Nicky Giusino che l'ha baciata. Sì, non vedo l'ora di vederla. Cioè, dov'è? Insomma, di dove? In che paese? Arriverà. Vabbè, io sono Assisi, però sto spesso a Città di Castello, quindi là, insomma, ci vive la sua famiglia, diciamo così, insomma. Cioè, noi siamo un attimo. Assisi è una bellissima città. Sì, Assisi è una bellissima città, infatti. Di pace. Benissimo, un messaggio, chiudiamo questo... Un messaggio a tutte le persone, io dico sempre: continuate a sognare e fate tutto quello che volete fare, perché la vita è quello che ti crea in testa. Grazie, è successo così. Grazie. Prego. Grazie, grazie, grazie ragazzi, grazie davvero. Poi dove posso...